Ieri tra i vari incontri ho avuto un incontro molto importante col ministro dello sport Lotti. Il comune di Napoli come si sta ponendo da tempo? Fuori dalle polemiche, fuori da cose e ragionamenti che non hanno nulla a che vedere con lo sport. Il comune di Napoli ha mandato avanti sinora tutti i progetti di fattibilità per tutti gli impianti sportivi, sta cooperando al massimo col CONI, con l'ARPO, la regione e col governo. Ha detto che a noi, che cosa abbiamo detto anche ieri, a noi interessa che ci sia un luogo in cui tutte le istituzioni sono rappresentate, governo nazionale, regione Campania, comune di Napoli, CONI e ovviamente il CUSI, e l'ARU e tutte le articolazioni, che ben venga se ci sta una semplificazione anche del quadro normativo, pur in una cornice, ne ho parlato anche con Raffaele Cantone, di trasparenza, legalità, correttezza e impermeabilità a qualsiasi tipo di infiltrazione di sistemi criminali all'interno delle gare. Vogliamo portare a casa i risultati nell'interesse non solo dell'evento universitario ma del territorio, perché tutti gli impianti sportivi poi rimarranno nella fruizione della nostra città e soprattutto delle periferie. A noi non interessano nomi, interessano profili che abbiano questa caratteristica: lo sport, il territorio, la legalità, la trasparenza. Non ci interessano invece cose che appartengono a un certo modo di fare politica da cui il comune vuole rimanere molto ma molto ma molto distanti. Questo è un evento in cui dobbiamo dimostrare di saperlo fare, farlo bene, farlo con le mani pulite e lasciare poi dopo gli impianti sportivi tanti nella fruizione dei nostri concittadini.